Quindi io mi muovo, e vedete, si muovono. Io mi fermo e loro si fermano. È fantastica questa cosa. Quanti envil ci sono? Vabbè, proseguiamo, magari dopo mi dà qualcosa. Addio, tutto. Oh mio dio! No, devo rifare tutto. Torniamo lì. Questo è solo il primo livello? Ciao a tutti ragazzi, io sono Surviv e benvenuti in questo nuovo video su una mappa creata da Bisunto. Infatti neanche Biz ha conoscenza di questo video che lo devo fare. E tra l'altro oggi alle ore 20, se non sbaglio, sul suo canale c'è il video presentazione di questa mappa, ma io ce l'ho in anteprima. No, no, no ragazzi, non credete al Surviv del passato. In realtà adesso ho appena finito di registrare sono andato su TS dove c'era Bis e mi ha appena detto che oggi lui la pubblica alle ore 20, quindi per voi è ieri. Quindi sul suo canale è già uscita questa mappa presentazione, non il gameplay, ma la presentazione sì. Quindi questo Surviv del passato mente, non ascoltatelo. E proviamo a giocarla. Quindi tutti sul canale di bis stasera con scritto su Riv l'ha già giocata <ride> ok che mappa è questa qua è un consiglio che gli avevo dato io ho detto prova a vedere se riesci a fare qualcosa di Minecraft del genere in Minecraft del genere magari molti di voi conoscono il gioco Super Hot che è un gioco penso anche ero anche online o comunque da scaricare gratis penso almeno io l'ho giocato così dove appena tu ti muovevi il personaggio si muoveva il tempo del gioco andava avanti e tu c'avevi delle armi dovevi sparare degli, dei personaggi per avanzare di livello e gli ho detto se riesci a fare qualcosa del genere in Minecraft lui mi ha detto ci provo e alla fine è uscito con questa mappa e per chiamarla Super Hot L'ha chiamata Super Cold E oggi sono curioso di provarla Non l'ho spoilerata per niente Infatti io ho detto Non voglio sapere niente della mappa E quindi iniziamo subito Vediamo cosa c'è in questa mappa qua È la 1.13 Preo 2 Sto usando quella quel lancer lì adesso Ok Non adatta agli epilettici Creata da... Ah, ok, il nabo di T che l'ha aiutato E bisunto, vai avanti per iniziare Mamma mia, tra l'altro non dato agli epilettici Ok Già, già all'inizio mi piace Poi bis con i command è veramente... Fa delle cose pazzesche Ok, forse l'audio è un po' alto ma lo editerò eventualmente in um, post Vabbè, ok, non andate agli epilettici Vai avanti per iniziare Vai avanti dove? Vai avanti così? Ah, ok, c'era il... Il qualcosa Ok <ride> Ok Qua... Ma che sfarfallio c'è questa? Questa è del fuoco Ok un mob. Io non ho armi, quindi io mi muovo. E vedete, si muovono. Io mi fermo e loro si fermano. È fantastico questa cosa. Cioè, io adesso, magari, muovo la visuale? No. Però in quel gioco lì era, era anche questo. Allora, arco. Ah, è dall'altra parte? Arco, corazza. Ok, ok. Io se salgo da questa parte, dovrei proteggermi. Se riesco a fare qualcosa, non vedo più niente. Perché non vedo più niente? Ok, sono giù. Sono ammazzati tra di loro. Sì, mi sa che gli scalzi si sono colpiti. <ride> No, bellissima questa cosa che se io non faccio niente loro sono fermi. Io salto, loro si muovono. Vabbè, comunque potrei anche evitarli. Cioè, non per forza devo attaccarli, o sbaglio. Ah, ci sono dei, degli spawner sotto. C sto, sto cercando di capire cosa devo fare. Intanto sono spawnati altri qua che non mi fanno niente finché non mi muovo. non ho cibo. Ok, quindi morirò già al primo. Sono morto. <ride> fermi un attimo. Vedete che c'è questo qua. Ok. E... Ok. <ride> devo andare, presumo, qua sopra a fare qualcosa. Ok, sono qua. Ah, c'è un parkour. Ok, non vedo più niente sotto. Ok, adesso lo vedo di nuovo. Tutto. Non ci sono scheletri, perfetto. Anche se mi giro? No, no, no. se ne mi giro, no. Ok, vado sopra, cioè, farà flash un po' troppo, forse. No, c'è lo zombie qua vicino. Dovrei riuscire a salire da queste scale. Via, via, via. Ok, loro non sono un po' più lenti. Io riesco a salire da qua. C'è qualcosa in alto, devo fare in fretta. Ok, ok, sono dall'altra parte. Loro non dovrebbero riuscire ad arrivare, come non detto. E adesso se lo picchio, tipo così. No! Sta spavando di tutto! Allora, salto. No, ecco, sono morto. It's ground to Ok, va bene. E neanche il primo livello sono riuscito a fare. Andiamo avanti. Ok, si parte da qua. Adesso so più o meno cosa devo fare. Mettiamo una render distance, magari a meno, perché non mi serve avere tutta questa render distance qua. Saliamo se sì, riesco a saltare. Perché non mi è saltato. Ok. No ma non mi, non mi corre Qualcosa che non va Ok Perfetto Adesso lascio quelli lì Che Ah ok <ride> Ah tra l'altro ho buttato giù lo zombie Mi sa che mi ha seguito Ed è caduto giù anche lui Ma perché non mi corre a volte O okay, che mi mette slowness lui Ah forse quando ho blindness Ho anche slowness Forse Non lo so Comunque andiamo qua Dovrei fare questo salto qua Sì Cioè blindness mi, mi rallenta anche i salti Effettivamente Però no, non capisco il motivo Cose strane che fa Biz Ok Perfetto Troppo spara flash io. Si capisce niente Ho la spada Ok però io vado avanti. Di qua, <ride> Ok, è una falling anvil. Devo stare attento. Su cosa cos'è? Torniamo a quel punto. Ok, ho la spada. Non c'è più l'envil. Sì, che c'è l'envil. Cosa sta succedendo? Ma ok. Cosa dovrei fare? Continuare a muovermi e beccare finché. Mmm. C'è qualcosa che non va qua. Quante envy ci sono? No, allora, le faccio cadere tutte e vado avanti. Sì. Spero debba fare così. Prendo anche l'arco. Ottimo. Mi servirebbe del cibo adesso. Andiamo di qua perché qua sopra. Ok, nausea. Non sto guardando se qua sopra c'è qualcosa che mi interessa. Ma tra nausea spara e flash, sto per andare in crisi. Ok, andiamo avanti. Io terrei la destra. Farei la regola della, del tenere il, mu il muro sulla. cioè la mano sul muro destro, sulla parte destra. Per risolvere il labirinto, dato che potrebbe essere un labirinto. No. Ok, ci sono delle scale per salire alla freccia. Giustamente ho l'arco senza freccia. Mele creeper. Ma ok. <ride> ok, come faccio? Posso rompere? No, sono in modalità 2. Eh, ho un arco senza frecce. Eh, eh, niente. No, sono. Tutta da capo. vabbè, torniamo lì. Ok, sono tornato a questo punto dove ho preso l'arco dopo non so quanti minuti: tipo 10 minuti di registrazione, no. 10 magari no, però tanto tempo. Ok, sono qua dove dovevo prendere le frecce. Adesso non so se questi cosi qua li posso uccidere in qualche modo appena finisce la nausea. Io perché, sennò morirei continuamente io. Cioè, ogni volta che mu mi muovo, genera le entità che cadono lentamente. Ah, me la OP. Però non mi dà qualcosa. Cosa? Qua intanto continuano a cadere anvil. Vabbè, proseguiamo. Magari dopo mi dà qualcosa. Addio. Se mangio. Il tempo si muove. No, ok, mi dà saturazione. <ride> Rigenerazione 2. Ok, devo andarmene via da quel più possibile. Ok, e mi mangio un'altra mela. Non so quanti ne avevo. Non ho, non ho la freccia. Non so come devo prendere la freccia. O con le mele. Provo a prendere la freccia io. Ok. Secondo me così muoio. eh. Secondo me. Ok, fermi tutti. Perché vedo le Anvil muoversi, ma non penso si stiano, si stiano muovendo. Ok, ho tanta vita. Ok, mi riprendo un po' di vita. Penso si debba fare così a questo punto. Perché altrimenti io non posso proseguire. Torno lì. Ok, è stato facile adesso. Perché devo semplicemente aspettare che la blindness vada via per fare. Per fare i salti. Comunque, torniamo qua. E a questo punto io non prendo niente. Ah, sono le mele. Mmm. <ride> Mi fa abbastanza gola quella freccia lì, eh. Però no, dai, andiamo avanti, vediamo cosa c'è. Volevo prenderla quella... Aspetta che vada via blindness, mi sono scorato di guardare queste cose qua. Elmo. E... Sto cercando di leggere cosa è scritto là, ma non capisco. Vabbè, prendiamo l'elbo, le intanto c'è il creeper che esplode. Saliamo su questa end road E facciamo un bel parkour di... End... Schinieri, ok. Prendiamo gli schinieri. Spada. Li uccide un po' tutti. Ok, morti. Se pensano di prendere la mela no, non la prenderei. Forse con quel, um, le frecce sono da prendere in uno stage avanzato. O con le mele... Come stavo facendo prima lentamente Mi fermo un attimo perché con blindness non voglio andare Qua c'è una strada che scende Lì potrebbero cadere delle anvil Quindi io avanti non ci vado <ride> E prendo questa scala È giusto? Spero Corazza Ok qua c'è la corazza c'è un creeper Che No Oh mio dio Uccidiamo sti creeper Che sono troppi Potrebbe esplodere. Ok. Finché tanto finché non mi muovo, non arrivano da me. Appena mi muovo, il tempo va avanti. Esplodete. Pure una strega. Ok. Tu puoi esplodere? Ah, pure una. Tutto! Oh mio dio! Esploso. Ok. Io prendo la corazza e me la metto subito. Mangio una mela. Aspetto che mi si rigenerino. Lì sono gli. St ok, i gambali. Il fatto è, ci vado o non ci vado? Intanto, il veleno, quando finisce, tra un secondo. Ok, aspetto eh, che finisca il veleno. Prendo questo. Absorption. E vai, 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 vai. No, ho buttato la fa. Ho buttato il coso. Vabbè, già che ci sono. Mi corazzo anche con questo. Devo metterlo nella slot 2, così sono più comodo. 35 secondi di veleno. Aspettiamo. Non voglio rischiare. Mi mangerò anche la mela l'ultima. Sempre che. Non muoia prima come è messa la difficoltà del server mangiamo la mela non mi fido ok 15 secondi quindi probabilmente andrò giù ancora e prima che finisca tutto io scappo ok sono fuori 4 3 2 1 ok non ho cibo. Potrei tornare indietro a prendere quelle mele là. Effettivamente sono comode. Ci sono le anvil che mi potrebbero ammazzare. Così come qua. Quindi non vado dal centro, ma vado dai lati. Giusto. Enderman uccisi. Cosa? Questo tetto qua non dirmi che mi serve per degli Enderman. Ok. Un attimo. Sparisce nausea. 17 secondi, 15 secondi. Vabbè. Tanto uccido questi qua. No, sono morto. Non ho uno scudo, non ho una freccia. E quello è il problema. Oh. Ce l'ho fatta. Sperando che non ci siano scheletri di là che sono quelli più difficili. E Nausea mi continua a rimanere. Aspettiamo questi 9 secondi e vedere se va via Nausea. Se non va via, niente. Non ci possiamo fare niente. E valuterò eventualmente l'idea di tornare indietro a prendere le cose. No, ok, Nausea è sparita. Enderman... Mi metto sotto questo tettuccio qua. Una strega. Ottimo. V viene qualche Enderman. Ok. Mamma mia. No, via. No, 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 no. via. Tutti i bevri di rigenerazione, giusto? Non mi fai danno. Dall'Enderman. È vero che l'ho guardato? No, devo rifare tutto. Torniamo lì. Ok, sono con una buona vita. La freccia adesso mi sa che potrei effettivamente prenderla. Però mi servono quelle mele e lì spawnano delle anvil. Ok, una è spawnata. L'ho rischiata. Se salto, non ho preso. Va bene così. Non ci facciamo domande. Salto. Sono morto. Mela. Adesso non so se stando un po' a destra magari prendo meno danno. Io so che ci muoio però è eh, qua. Andiamo con un po' di rigenerazione. Ecco, niente. Niente da fare. Con la freccia o faccio un um, rush super veloce, senza fregarmi delle anvil Qua ormai basta che aspetto la blindness che non ci sia. Perché con la blindness mi salta di meno. Non so se è una cosa voluta o no. Però appena c'è blindness Il salto cara tantissimo. Ok, qua sono le cose che ho buttato prima. Cercando di capire come funziona. Nausea va via tra tre secondi. Aspettiamo. Ok, abbiamo mi muovo. E sono alla vicinanza di quelle particelle. Mi genera la envy. La adesso penso sia qua. Quindi, se salto, non mi dovrebbe prendere. Come non detto, ecco, adesso questa Envil cosa mi rappresenta? Ok, sono al limite. No, no. ero al limite della envy, e lì non mi prende. Là, c'è un hitbox leggermente più piccola. Forse è così che devo fare. Adesso ci provo. Ok, di nuovo qua prendiamo le nostre cose. C Ho 3.000 archi. Quindi, io se salgo al bordo. Ok, adesso vado a destra. Ok, non so se è il metodo giusto o lamerone. Però io faccio così. dovrei riuscire a prendere la freccia. No, sono caduto. Comunque così. Non mi dovrebbero eh, prendere le anvil. Ok, sono arrivato alle frecce. Perfetto. Quindi ho oh, Infinity Spero di sì. Non mi fa vedere niente. Sì, 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 c'ho sì, Infinity. Ok. F3 più H mi dà qualche dettaglio in più. Ma in caso boh. Niente. Quindi, F3 più H non serve a niente. Nascondiamo tutto. Cosa sto facendo? Va bene. Quindi adesso ho le frecce, che è un'ottima cosa. Lì c'è un enderman. Non è un'ottima cosa. Ok. Buona. È già molto, molto più facile. Questo Enderman non lo guardo perché non mi interessa. Qua sponerà un creeper. Presumo. <ride> ok, non è spawnato lì, ma è spawnato qua. Due ne sono spawnati addirittura. Non ci sono più gli elmi. Quelle cose lì. Io sono senza niente. Via, 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 No, aspetto. Enderman, spawnate. Creeper, visto. Appena finisce la nausea, riesco a colpirlo magari. Ok. <ride> Preso con la nausea. Ok. Quanto c'ho ancora? 20 secondi di nausea? No? Sì, l'ho ucciso con la nausea. Ok, sono forte. Io aspetto che va via la nausea. Ok, la nausea è sparita. Però sto pensando, questo è solo il primo livello? Perché non è facile. Allora, Enderman dovreste spawnare. Perfetto. Qua c'è un delle Envy, ma non mi interessa. Enderman, vieni da me. Quindi mi sposto un po' indietro. Ti attacco. Mi sposto indietro. Così mi muovo. Mi muovo di lato. Ok, Enderman uccisi. Quanti ne devo uccidere? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Enderman. Vabbè, non è neanche tantissimo. Enderman, spawnate. Ok, ti guardo negli occhi, dovresti venire da me. Eccola là. Se riesco a inquadrare i tuoi occhi con così, no? Enderman? Ci sei? Ok, non so neanche dove so... Mamma mia, quanto danno! Mangio, mangio, mangio. Scordo ogni volta quanto danno fanno gli Enderman. No, no, è morto la Laneville. Devo ucciderlo io. Ti ho visto, ti ho visto. Devo colpirti. Così, ok. E così, perfetto, Enderman. Ok, Enderman arrivato, guardiamolo negli occhi. Ok, l'ho fatto arrabbiare. Attacca, attacca, vieni qua. Ok, devo stare attentissimo. Che non ho armatura, no, non cadere dagli anvil. Bravo, vieni qua. Ucciso, due, perfetto, un altro. Ma continuo così e non so se mi salva le statistiche. Cioè, nel senso, se muoio, cosa succede? Terzo, ucciso. Quarto, ucciso. Quinto ucciso, c'è anche il sesto qua. Ok. Sesto ucciso. Me ne mancano solo quattro. Dietro nessuno, ottimo. La nausea è costante. Ok, ho ucciso un altro. Ok, ucciso un altro. Ucciso? L'ho ucciso io, forse sì. Boh, non lo so, non mi ricordo. Forse mo' solo la Ok, manca l'ultimo. Ok, uccidiamo l'ultimo, mi muovo così e si muove anche lui verso di me, perfetto. Hai vinto. Ho vinto? Cioè, ho finito? L'ho finita. Ok. Mamma mia. Ok, ci ho impiegato 31 minuti da quando ho iniziato a rilegistrare, a me che mi sono perso un po' all'inizio perché non capivo con Blindness perché mi rallentasse e ho fatto molti salti per colpa di quello, pensavo fosse lag, comunque queste sono le cose che c'erano nella mappa, ok, <ride> queste cose che mi facevano spawnare, ok qua era il vicolo cieco, qua dove prendevo le frecce, qua il doppio strato di tappeti penso per evitare lo... Questo è Magic che mi chiama. Adesso lo metto in viva voce Magic. Magic, sto registrando, saluta. Ciao, 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 ciao. <ride> sto registrando oh, la mappa okay. di Busy. Eh, finisco di registrare, però dopo devo editare. Quindi allora. mm, forse, non lo so. Ciao, Adafo dopo. Beh, piccola introduzione da parte di Magic che vuole giocare a Fortnite. Direi che questa mappa potrei concluderla qua. E complimenti veramente a Biz e il nabo di T, che è un nuovo membro della Multicore Academy, che sta già facendo delle grandissime cose. Trovate il link della, del suo canale al video della Multicore Academy. E niente, quindi direi che questo video posso finirlo qua con le altre teste dei due creatori e tester. Ancora una volta vi invito al video che uscirà oggi alle 20 sul canale di Biz, dove lascerà il download della mappa a tutti, almeno penso. Come sempre, è stato un bel mi piace se vi è piaciuto. Io come sempre sono Suri. Ciao a tutti.